Lecce 2022, sulla vostra radio, la radio dell'avvocatura. È con noi Giulia Merlo del Domani, vero? No, perché dovete sapere. E io poi spesso le addebito praticamente l'appartenenza ad un giornale diverso da... Giulia, tu ti sei fatta anche un bel po' di passaggi in politica. Che differenza c'è tra la politica nazionale e la politica apparente? Questa è la domanda ora. Ma allora, dunque, diciamo che in questa fase un po' si assomigliano, no? Perché siamo in una fase per l'avvocatura in cui siamo in attesa delle elezioni dei nuovi consigli degli ordini, insomma, si tratta di una cosa da qualche mese, però insomma già un pochino si sente, io sono arrivata oggi, ma insomma si percepisce che c'è un po' di, ecco, di sottofondo anche rispetto a questo. Beh, no? È una lunga stagione elettorale che è iniziata con Cassa, proseguirà, esatto, con gli ordini e finirà col CNF, per cui e in queste ore stanno votando, abbiamo appena dato i primi risultati, ecco, i delegati del prossimo CF. E invece dal punto di vista politico siamo in una fase molto complicata in cui il centrodestra sta cercando di costruire un governo. Io in questo momento tra l'altro sto seguendo proprio questo, perché mi hanno, diciamo, la giustizia rimane il mio tema, però mi occupo anche adesso diciamo, della costituzione di questo governo, quindi similitudini si trovano nel clima, ecco, sicuramente. Trovo che l'avvocatura abbia un pregio da un certo punto di vista, cioè che non è ancora professionalizzata al punto tale da avere quello stesso clima che si vede invece nei partiti, in cui evidentemente questa è una fase dirimente a tanti livelli. Ecco, qui io ho trovato, insomma, questa è un po' la mia sensazione, sono arrivata questa mattina, di un'avvocatura che si riunisce a questo congresso anche con tante persone che non si erano mai viste, tanti giovani, tante persone che si avvicinano magari adesso all'esperienza di congressista, e quindi insomma quel tipo di cinismo, se vogliamo, che a un certo punto subentra, ecco, non è in tutti, quindi questo è ancora un lusso per i professionisti. Senti Giulia, approfitto del fatto che tu stai diciamo studiando la politica, diciamo quella più importante. Allora dacci la tua previsione, chi sarà il ministro della giustizia? I toto ministri della giustizia a noi interessa tantissimo, i nomi sono già usciti, abbiamo Carlo Nordio, abbiamo Sabino Cassese, abbiamo Giulia Bongiorno, abbiamo la Bernini, che però non mi ricordo il nome di battesimo, esatto, e abbiamo Francesco Paolo Sisto. E la Buongiorno, se vogliamo mettere anche lei nella lista. Sì. Dunque, allora, da questo punto di vista io credo che si possano fare una serie di considerazioni. Proviamo a fare un po' di ragionamento insieme, ecco, che secondo me aiuta anche ad aggiungere qualche elemento alla conversazione. Dunque, allora, Nordio è il nome, se vogliamo, naturale, perché è stato eletto nel partito che ha quasi da solo, se vogliamo, vinto queste elezioni. Sicuramente il risultato di Fratelli d'Italia lo mette al centro di questa stagione di costituzione del governo. Lui è stato fortemente voluto da Giorgia Meloni in lista, è stato candidato in un seggio sicurissimo, addirittura sia all'uninominale che al proporzionale. Quindi ecco, è stato un nome che Meloni ha... Un nome bandiera. Esatto, un nome bandiera. Però Nordio come bandiera anche, Giulia, correggimi sempre se sbaglio, nella questione della separazione delle carriere, nella questione dei referendum, quindi un nome che, diciamo, può essere anche utile alle, per così dire, a una sorta di vicinanza con le camere penali. So che tu sei stata la settimana scorsa, no, a Pescara, e quindi no, non sei stata, va bene, allora però sapevo che c'era stato l'evento, assolutamente appunto, certo, che riguardava le camere penali, e Nordio appunto partecipato anche al referendum, quindi diciamo Nordio potrebbe essere papabile, fermo restando che entri papa e poi esci cardinale è un'altra storia. Questo, e poi secondo me, ecco, sul nome di Nordio c'è qualche considerazione aggiuntiva, diciamo, lui, questi che abbiamo detto sono i vantaggi, i pro, diciamo così, i punti forti di questa candidatura. C'è anche qualche punto a sfavore di questa candidatura, io ne vedo in particolare due. Il primo è il fatto che Meloni in questa fase è molto attenta ed è molto
difficile da convincere, ha bisogno di costruire una squadra di cui si fida. Nordio non è un nome, è un battitore libero, l'ha sempre dimostrato. Adesso ricordo l'ultima intervista prima del voto in cui lui ha chiesto di ripristinare l'immunità parlamentare, è stato parzialmente smentito, lui ha fatto un po' di passi indietro, insomma è uno che dice quel che pensa, è uno che la carriera l'ha già fatta e quindi non ha neanche troppi favori da restituire. E questo è il primo fattore che non lo aiuta nell'ottica di una lealtà di partito che lui ovviamente in questo momento non ha nei confronti di un partito che l'ha di fatto eletto in questa fase ma in cui lui non ha mai militato. L'altro elemento che può essere difficile da gestire per Nordio è il clima del Ministero della Giustizia. Nordio è un magistrato che è stato, diciamo prima, un battitore libero. Propugna... E io posso aggiungere una terza? Assolutamente. E se Nordio fosse il caso Savona del Quirinale? Non credo che potrebbe avere quel tipo di... Io credo che, ecco, Nordio abbia un problema interno al Ministero perché con tanti magistrati fuori ruolo che lavorano al Ministero della Giustizia, lo sappiamo, le macchine ministeriali si inceppano facilmente, soprattutto quando c'è qualcuno che vuole farle inceppare. Quindi questo non lo aiuta. Dal punto di vista quirinalizio, io credo che Nordio sia un personaggio che comunque difficilmente può ricevere un veto del genere perché non ha posizioni così estreme, anzi ha posizioni che... E questo forse è anche un vanto che può farsi l'avvocatura nell'ultima stagione. Molti temi che prima erano molto minoritari, come la separazione delle carriere, nel corso degli ultimi anni sono diventati temi di dibattito collettivo anche sposati da alcune parti politiche. Il centrodestra l'ha messo nel programma. Quindi ecco, Nordio, che propugnava una tesi che era minoritaria fino a qualche anno fa, oggi si è candidato in un partito che ce l'aveva scritto nel programma. Quindi ecco, da questo punto di vista vedo, Giulia, più facilità. Questo Carlo Nordio, passiamo a Sabino Cassese. Sabino Cassese, allora, è l'uomo un po' di tutte le stagioni. Sabino Cassese, credo che non ci sia stata elezione degli ultimi decenni in cui lui non fosse un nome nella rosa dei papabili, quindi ecco, sì, questo. Anche come Presidente della Repubblica esatto. L'abbiamo sentito nominare. Esatto, quindi ecco, diciamo è il nome che non ci si fa mai mancare nella rosa, non lo metterei in alto in questo momento, anche perché insomma lui è anche un nome che ha scritto molto e che scrive molto sui giornali. Per la Buongiorno, quindi... il ruolo di difensore di Salvini in quel processo di Catania è un motivo sufficiente a ritenerla non papabile? Io penso di sì. Io credo che diciamo il ruolo che la Buongiorno ha avuto in questi processi e in particolare per la Lega sia un tema e ne metto insieme anche un altro. Per prassi, diciamo, ministeriale, parlamentare, quasi mai si associa, per non dire mai, il Viminale al Ministero della Giustizia, per una ragione molto banale, certo, che mettere insieme le forze, certo, dell'ordine in un unico diciamo il controllo di due ministeri da così parte, importante. Ecco, quindi io credo che fino a quando Salvini chiederà il Viminale non potrà chiedere la giustizia per la Buongiorno, quindi questo la esclude in questo momento. Beh, torniamo agli avvocati. Che impressione hai avuto in questa mezza giornata? Degli altri nomi vogliamo parlare almeno di Francesco Paolo Sisto. Aggiungiamo Francesco Paolo Sisto, che forse della è quello Bernini, più non lo vicino so. All'avvocatura, sì, però all'avvocatura Francesco militante. Paolo Sisto, forse due parole potremmo sì, dire. Sì, possiamo dire, di lui sicuramente si possono, anche in questo caso, diciamo, possiamo elencare qualche pro e qualche contro. Diciamo, i contro sono il fatto che Forza Italia in questo momento ha una capacità di contrattazione non altissima, quindi questo non lo aiuta e sicuramente in una rosa con Nordio in cima alla lista, lui è un po' la soluzione laterale, ecco. I suoi vantaggi sono che lui conosce molto bene il Ministero e sicuramente è uno che può in qualche modo promettere alla Meloni di farlo funzionare, e questo sicuramente è un elemento a suo favore. L'altro elemento a suo favore è appunto una vicinanza con tutto il mondo ordinistico, una capacità dialogica con molti mondi e il fatto che per Fratelli d'Italia la giustizia non sia in cima alla lista delle priorità. Quindi non è un ministero ambitissimo nel mondo di Fratelli d'Italia, è un ministero importante ma non è al centro del programma di Fratelli d'Italia e quindi può essere... Potrebbe essere lasciato a Forza Italia. Sì, diciamo che ecco, l'unica valutazione che credo verrà fatta dentro Fratelli d'Italia è se volere rappresentare in questo modo una continuità con la ministra uscente, perché nominare un sottosegretario così attivo nel ministero Cartabia vuol dire in qualche modo portare avanti anche dei progetti che erano iniziati con una ministra tecnica. Senti, io la domanda che invece ti volevo fare è sulla tua esperienza appunto di giornalista che si occupa di giustizia e anche in particolar modo di avvocatura. Tutti noi seguiamo la tua ottima newsletter In Contraddittorio. Questo mi fa molto piacere, grazie. In Contraddittorio, ben fatta, dove non mancano le notizie sull'avvocatura, che invece nella maggior parte degli altri giornali sono
diciamo, abbastanza minimali. Anche questo congresso un po' sconta questo problema, cioè del congresso di camere penali, che sostanzialmente sono una parte dell'avvocatura, ci sono paginate di giornali, del congresso che, di tutti gli avvocati, qualche trafiletto. Ma io credo che una ragione di fondo sia non addebitabile agli avvocati ed è il fatto di una contingenza politica che per forza di cose ha spostato l'attenzione su qualche cosa d'altro, e quindi questo è sicuramente un elemento. E poi io adesso non lo so, lo ipotizzo, ma guardando il programma mi sembra che ci sia stata coerentemente attenzione a non prendere le parti di nessuno da parte di chi, quindi non avendo esponenti politici di primo piano che normalmente al congresso dell'avvocatura partecipavano. Beh, perché si era in altra fase. Ovviamente il ministro non avrebbe avuto senso che venisse un ministro che sarà lì. Altri 10 giorni, insomma. E quindi ecco, credo che sicuramente questo dal punto di vista dell'informazione sia un qualche cosa che sia scontato, ma senza colpa, ecco, mettiamola in questi termini. E, sicuramente questo è un problema che però riguarda per esempio anche la magistratura. In questo avvocatura e magistratura si somigliano. Purtroppo per l'opinione pubblica generalista, chiamiamola così, il settore penale è un po' l'unico che si percepisce come esistente, no? E questo vale per i magistrati, per cui pensiamo sempre ai PM, quando diciamo magistrato pensiamo al PM, quando pensiamo all'avvocato spesso il penalista è il primo che ci viene in mente, no? Quindi questo sicuramente non è un elemento che aiuta. Le camere penali, peraltro, essendo un'organizzazione, diciamo, intracategoriale, che si è sempre anche politicamente esposta molto, guadagna attenzione di conseguenza. Cioè le camere penali sono state anche in questa campagna elettorale un pungolo. L'endorsement a noi gioverà o meno? Questa è una bella domanda. Io credo che gioverà alle camere penali. Questo sì. Sono assolutamente d'accordo. Bene, io ti ringrazio, è sempre un piacere averti ai nostri microfoni e avremo modo. E continua così perché sei bravissima ed è godibilissima la tua rubrica e poi devo dire anche godibile la tua presenza ultimamente. Beh, all'inizio ti relegavano in trasmissioni a notte fonda. adesso qualcosina, ci avviciniamo a degli orari un po' meno da nottambuli. Esatto. Meno da Rai Cultura. Esatto. Grazie ancora a voi. Ciao, grazie, arrivederci, grazie. Lecce 2022, sulla vostra radio, la radio dell'avvocatura.